Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Concedi, vedendo riposo ai defunti, sollievo a chi piange, saluta gli ammalati, pace a chi muore. Forza agli operatori sanitari, spirito di sapienza ai governanti e l'animo di accostarsi a tutti con amore per glorificare insieme il tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio:
Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni, fra le quali sono andato, e li radunerò da ogni parte, e li ricondurrò nella loro terra. Farò di loro un solo popolo nella mia terra. Suoi monti sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro, e non saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato. Li purificherò e saranno il mio popolo, e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro, e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe, in quella terra su cui abitarono i loro padri. Abiteranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli per sempre. Il mio servo Davide sarà loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza di pace, sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò, e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora. Io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, gente, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo adora e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando, e insieme ai giovani e ai vecchi cambierò il loro lutto in gioia. Li consolerò e li renderò felici senza afflizione. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Gloria e lode, a te, o Cristo. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formate un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Gloria e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, ossia la risurrezione di Lazzaro, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono ai farisei e riferirono quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tu
tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote dell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e che non vada in rovina la nazione intera? Questo però lo disse non da se stesso, ma essendo sommo sacerdote dell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico fra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicino al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei e molti dalla regione salivano a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano fra loro: che ve ne pare? Non verrà la festa? Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, con questa celebrazione la Chiesa conclude il periodo della Quaresima. Domani incomincia la Settimana Santa. Il Vangelo ci mette in guardia. Cerchiamo di non essere ciechi e sordi. Non c'è più sordo di colui che non vuole sentire, non c'è più cieco di colui che non vuole vedere. Abbiamo visto in questi giorni, proprio la domenica, Gesù che risuscita Lazzaro. Di fronte a Gesù che si presenta la vita, la risurrezione, ci sono quelli che credono che questi miracoli vengono soltanto da Dio, non dagli uomini. Ma ci sono di quelli che, attaccati al potere anche religioso, non fanno altro che riunirsi per dire: bisogna uccidere quest'uomo. Ucciderlo. Perché? Perché alcuni di fronte a Lazzaro non facevano altro che pensare che avrebbero perso la loro autorità, e tanti credevano in Gesù. Bisognava uccidere non soltanto Gesù, ma anche lo stesso Lazzaro. Quando il cuore è indurito, quando la mente è attaccata al potere umano, politico, economico, non sa vedere altro che il proprio tornaconto momentaneo. Abbiamo fatto la Quaresima in maniera diversa degli altri anni. Cerchiamo adesso di prepararci alla Settimana Santa e preghiamo il Signore che liberi il nostro cuore indurito, apra veramente i nostri occhi, risusciti ciascuno di noi a vedere le cose belle della vita eterna, della grazia, e non ci lasci ingolfati in questo mondo materialistico, ma che cambi anche questo mondo e faccia vedere a tutti quanti che Dio è bontà infinita, Dio è amore, Dio ci ama fino a sacrificare il proprio Figlio. Consapevole del profondo del cuore che Dio ci ama tenetamente e in Lui è il potere di cambiare il lutto in gioia e di
Fa che veniamo a te, o Signore. Perché il popolo dei credenti si raduni in unità alla mensa di Cristo, pastore buono che ha dato la vita per riunire i figli di Dio che erano dispersi, preghiamo. Fa che veniamo a te, Signore. Perché la solidarietà tra le nazioni si rinsaldi sempre più, fino alle dimensioni della fraternità universale, preghiamo. Fa che veniamo a te, Signore. Perché la famiglia cristiana, alimentando in sé la vita e la concordia dei cuori, sia anticipo del regno e segno della presenza di Dio in mezzo agli uomini, preghiamo. Fa che veniamo a te, Signore. Perché le nostre città e i nostri paesi operando per eliminare le sacche di miseria, di sfruttamento, di emarginazione, diventino sempre più umani e vivibili, preghiamo. Fa che veniamo a te, Signore. Perché il Signore ci doni la grazia di attendere con fiducia l'unità e la riconciliazione della sua Chiesa, nella disponibilità di accettare con gioia i doni di ciascuno, preghiamo. Fa che veniamo a te, Signore. In suffragio della nostra sorella Francesca Rosaria, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Padre, ascolta le nostre suppliche e fai che, circondandoci dell'unico corpo e sangue del tuo Figlio Gesù, ci incamminiamo fiduciosi verso l'incontro definitivo per celebrare con te la Pasqua eterna del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatevi tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Auguratevi ogni bene nel Signore. Thank you.
Siate gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Abbiamo ricevuto, Dio, dalla tua mano il fango della vita eterna. Fa che per questo sacramento ci godiamo pienamente della guarigione celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a Santa Maria della Visitazione. Grazie, o Maria, di essere venuta in mezzo a noi e di averci portato Gesù. La tua visita ci colma di gioia. Donaci la grazia di accoglierci con lo stesso entusiasmo di Santa Elisabetta. Sii la benvenuta e rimani sempre con noi. Resta con noi per essere la nostra maestra. Alla tua scuola vogliamo imparare ad amare, a pregare e a perdonare. Resta con noi per essere la nostra consigliera, il nostro conforto e
e la nostra guida. Resta con noi, prendici per mano, tienici stretti a te, coprici col tuo manto e difendici dagli assalti del nemico. Resta con noi, concedici la sapienza del cuore per scoprire la bellezza del giorno del Signore e gustare la dolcezza del pane eucaristico. Resta con noi, donaci occhi per vedere Dio in ogni uomo e il tuo Figlio Gesù in ogni persona sofferente. Resta con noi per essere la nostra forza e il nostro aiuto nei momenti più duri e difficili della vita. Resta con noi, Madre dolcissima, rimani fino al giorno in cui ci porterai con te nella gloria del Padre. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. O Dio che proteggi chi spera in te, benedici, salvi, difendi il tuo popolo, perché libero dai peccati e sicuro dalle suggestioni del maligno, cammini sempre nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchie. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi per opera sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio.
Fratelli e sorelle, Dio ci ha amato, ci ha pensato, ci ha creato prima della fondazione del mondo. L'uomo è stato nella mente di Dio, ogni uomo nella mente di Dio da sempre. E Dio vuole il nostro bene. Ma dopo che l'uomo ha commesso il peccato, Dio non lo abbandona e ci riscatta. È Lui stesso che manda il suo Figlio a salvarci. E dice proprio la lettera di Pietro: voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili siete stati riscattati. Dio non ha pagato a Satana con loro, ma ha pagato per il nostro peccato, con la sua passione e la sua morte. E che passione, che morte! Lo vediamo in questa settimana. Quindi approfittiamo di questo grande amore del Signore per la nostra salvezza. E come dice Lui, non temiamo coloro che uccidono il corpo, ma coloro che hanno il potere di uccidere sia il corpo sia l'anima. Ogni persona che si perde, ogni persona che non si salva, è una perdita per Dio, perché tutti siamo immagine e somiglianza di Dio, tutti predestinati alla gloria del paradiso, se non ci salviamo, perché non ci vogliamo salvare, perché Dio ha messo e mette tutti i suoi mezzi per salvarci. Ma se noi diciamo no, non vogliamo essere salvati, è il più grande dispiacere che possiamo dare a Dio, perché Dio è il nostro Padre e il Padre ama e vuole il bene di tutti i suoi figli. La potenza
stato di benigni affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora sempre, nei secoli dei secoli. Ricordati coloro che oggi hanno chiuso gli occhi alla
Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo, umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.